conosciamo molto bene, anche su questo caso qui ci confrontiamo praticamente quotidianamente. Credo che il problema di sottolineare la terza te sia per molta gente sicuramente veramente importante, perché ce ne sono tanti che avrebbero piacere di utilizzare per esempio il Mugello, che per quelli di Bologna è il massimo quello più vicino, oltre ad essere quello più bello. Cioè, il Mugello ha dei costi che sono proibitivi, ma proibitivi a dei livelli di grazie. Questo potrebbe essere sicuramente la cosa, a parte il fatto che la cosa più importante è, come hai detto tu adesso, è il dialogo. Anche perché, per esempio, io come motociclista mi sento suggerire una cosa. Visto che effettivamente, e lo riconoscono tutti, nessuno dice il contrario, che il problema vero è dato dagli utenti che utilizzano la strada come pista. Però ritenere che siano tutti così, e purtroppo con la repressione globale, come si sta facendo adesso, tutti i motociclisti sentono degli appestati, sono dei teppisti, perché se è, questa è la percezione, e non troverà nessuno che gli dica il contrario, nessuno. Non credo che colpire nella massa dia dei grossi risultati. Punire il comportamento so per certo che è una cosa abbastanza difficile, ma non credo sia impossibile. Io ho sentito diversi, ho letto sui forum diversi comuni che hanno adottato per esempio pattuglie motociclisti, e che danno, cioè, seguono il giro continuamente finché non localizzano già il motociclista, riesce a vedere bene chi è cretino e chi no, con un occhio diverso rispetto a un utente che non conosce la dinamica di una moto. Perché adesso la battuta dei 50 orari non è così battuta, ci sono motociclisti che ai 50 orari fanno fatica a stare in moto, non è la sciocchezza, è la verità. E quindi un motociclista in divisa o no, però un pubblico gente, riconosce molto bene chi è in grado, cioè chi va sanzionato pesantemente e chi no. Quindi picchiare dove sta il problema, cioè se io ho un brufolo, mi taglio un braccio, questo è un fatto. In molti comuni so che hanno adottato questa tecnica ed hanno ottenuto dei risultati, diciamo, hanno minato duro quelli che utilizzano strada come pista, perché effettivamente noi che siamo sulla strada, perché come ha detto lui, siamo noi che rischiamo, e molte volte, è successo tre volte negli ultimi sei anni, che sono stato affrontare tra moto. Vuol dire che uno dei due è uno stronzo. Questo è matematico, quindi il problema è, lo sentiamo soprattutto noi, anche perché, e qui viene fuori il malcostume che è generalizzato sulle categorie in generale che ci sono in questo paese, che ognuno dà qualcosa contro qualcun altro. Cioè, io sinceramente di girare per la strada e sentirmi prendere come un teppista, cito l'esempio di quel polacco che abitava Loiano, io faccio benzina al distributore, ho fatto 30 metri, questo è in mezzo all'incrocio così. Che inveiva contro di me, la settimana dopo questo ha ammazzato il presidente del Verona, ubriaco margine autostrada. Questo è il pulpito, e io ero partito dal distributore 20 metri. E sinceramente questo atteggiamento, noi che siamo per strada, tutti i giorni lo verifichiamo minuto per minuto, minuto per minuto. Cioè ti guardo, quando va bene con un delinquente, qualsiasi cosa tu stia facendo, perché il fatto stesso di indossare una tuta è visto, oddio, Satana. Poi magari la realtà è diversa, però il mucchio è mucchio. Noi per primo interessa di dare la caccia agli imbecilli, e sono tanti, ma non sono la maggioranza. Non sono, basta citare i numeri che hanno citato prima tutte le forze dell'ordine, cioè anche soltanto quelli che hanno gli scarichi contraffatti, non la norma, non sono poi così tanti. Peccato che si sentono sicuramente più degli altri, perché una moto che fa casina ai 40 orari la noti subito, uno che fa il 120 in silenzio. Difficile notare. Un'altra cosa, signor Sindaco, non mi è piaciuto per niente il riferimento alle barriere gialle come un incentivo alla velocità. Le barriere gialle sono una salvezza per chiunque giri per la strada, anche una bicicletta di 30 orari, se si infila sotto il guardrail, si taglia a fette. Trovo indecente che si facciano dei riferimenti del genere su una sicurezza che per noi che usiamo due ruote a motore non è importantissima a qualsiasi velocità. Non si può sostenere che una protezione passiva venga utilizzata come scusa da un utente della strada per andare più forte. Solo questo.